Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Ian e bentornati su Subnautica. Allora, sono successi due piccoli, grandi imprevisti. Allora, prima di tutto, ho registrato un intero episodio di ben un'ora in cui ho costruito il Seamoth, che è il sommergibile, quello di cui avevamo trovato il progetto. Ho costruito la Steel Suit, ho costruito un sacco di cose e mi ero dimenticato di attaccare il cavo del microfono e quindi addio un'ora di registrazione di video a puttane. Poi, come se non bastasse, Subnautica mi ha detto vaffanculo, io sai cosa ti combino, ti fotto il salvataggio del tuo mondo. Sì, praticamente ogni volta che caricavo la partita, cosa succedeva? Il simpatico Subnautica mi faceva 3 secondi di frame immobile e mi crashava sempre così. E a quanto pare ho letto su internet si è corrotto il salvataggio, ho dovuto ricominciare tutto a capo. E vabbè, ci ho messo un bel po' e ci sono stati dei cambiamenti radicali. Allora, come vedete, l'Aurora è più a destra, cioè io sono più a destra dell'Aurora perché mi ha spawnato in un punto randomico della mappa, molto più lontano. E vi dirò, questo pezzo è anche molto più carino, almeno non ho il geyser, il buco che mi esce da sotto il culo. E un'altra cosa, quello è sottomarino. E sì, ho finalmente capito come si faceva l'energia. Bastava mettere dei pannelli solari sopra la base, sono un idiota. Allora, vi faccio vedere giusto i cambiamenti che ho fatto. Cioè, o perlomeno la piccola base che mi sono costruito, che praticamente è solo a deposito. L'ho fatta a due piani, una struttura piccola sotto e una sopra con il corridoio, che ho finalmente capito come funziona. E sopra una bella vetrata con tutti i pannelli solari che danno energia all'intera struttura. Molto semplicemente. Allora, come vedete, si entra da qui ad accoglierci, a parte la voce sensuale della signorina, c'è un bel armadio in cui ho messo un po' di titanio e compresi i lingotti, il nostro fabbricatore che funziona, un armadietto pieno zeppo di acqua, quasi pieno zeppo di acqua, e l'invenzione del secolo, mio Dio, questo oggetto, ragazzi, il caricabatterie! Quante volte mi sono lamentato di sto fottuto Siglad che consumava un fottio! E non è più così! Noi clicchiamo qua, esce il pratico vano, e le batterie, tipo questa che è all'84% e questa che è al 31%, le inseriamo qua, e con una grafica stupenda, come il cellulare, lui ci ricarica le pile. E neanche troppo lentamente, perché vedete, 1% sta salendo tipo 1% ogni 5 secondi. E non consuma neanche troppa energia, vedete, energia 190x200. Questo affare è bellissimo. Poi facciamo il corridoio, e qua ci sono un sacco di armadi pieni di mille risorse che sono andato in giro a trovare. Davvero, mi sono fatto il mazzo, un sacco di vetro. Due armadi completamente pieni zeppi di titanio, perché fidatevi, adesso ne avremo veramente bisogno. Allora, purtroppo nell'ultimo episodio, che non avete mai visto, okay, perché non c'è l'audio, io ho fatto un bel giro nei fondali marini col Seamoth, bellissimo, una cosa troppo bella, non avete idea dell'atmosfera, troppo carina. Però adesso noi ci torneremo, perché io, se vi ricordate, avevo trovato dei frammenti del Cyclop. Che cazzo è il Cyclop? L'ho capito dopo, il Cyclop è un sottomarino enorme. Eccolo qui, Ciclope, grande sottomarino industriale. E servono dei materiali che si reperiscono solamente nei fondali marini. E quindi dovremmo per forza andare lì, perché mi serve il litio. E mi servono anche un sacco di lingotti di titanio, che per fortuna quelli li ho. Poi un'altra cosa, obiettivi a lungo termine per oggi. Il Ciclope non so se lo faremo. Entrare nell'Aurora, perché so che si può, andare nei fondali marini per trovare il litio, e sperando non mostri giganti, perché ho dato un'occhiata alle immagini di Google e forse non dovevo farlo, visto cosa che non dovevo vedere. Avrò un'ansia terribile quando andrò giù, ma quelle cose mi sa che stanno tipo 400-500 metri. Io per ora col Seamoth posso andare solamente al massimo 180-200, perché sennò la gravità mi spezza tutto quanto. Ah, un'altra cosa, il relè di comunicazione, che tra l'altro ho un altro messaggio, mi ha stupito, perché ora ve lo faccio riascoltare se posso. Prendetevi dopo un attimo per riascoltare. A quanto pare ho mandato un SOS e credo che mi stanno venendo a prendere. Ascoltate perché è veramente interessante. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Still nothing. These old Terra ships, they've run out of engine grease. They send an SOS. You offer to help? They don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. See what the long-range scan picks up in the meantime? Damn charter's gonna have us wasting our profit margin running errands for Altera.
Fine della trasmissione. Cosa vuol dire questo qua, ragazzi? Questa specie di Every Queen, che credo sia una nave proveniente dal nostro pianeta, o forse da un pianeta alleato, ha mandato... è riuscita a contattarsi con la... è riuscita a contattare l'Aurora, che è la nave gigante. E io, con il relè, ho intercettato questa comunicazione. Insomma, molto probabilmente, prima di schiantarsi la nave, l'Aurora, ha lanciato un SOS e loro l'hanno captato. Però, come dice il signor Every Queen, sono dall'altra parte del sistema solare, gli ci vorrà più di una settimana per raggiungere la nostra posizione. Questo penso sia una cosa della quest, della quest line, insomma, della storia principale. Alla fine questo è un gioco single player, quindi ha una storia principale. E un'altra cosa interessante che mi ha detto è, come potete leggere qua, questo il secondo ufficiale Kim: a tutto il progetto sto dell'Aurora, il Capitan Hollister è andato, ha assunto il comando. Il computer ha identificato della terra emersa circa 750 metri a sud del luogo di impatto. Cosa vuol dire questo? Che a 750 metri a sud di dove si è schierata l'Aurora, cosa vuol dire? Dal culo dell'Aurora, da dove sono i reattori, 750 metri a sud, ovvero dietro, c'è terra. E io voglio andare a vedere cosa c'è. Quindi, prima cosa da fare: andare nell'Aurora col sottomarino a vedere cosa c'è lì dentro, perché so che è esplorabile. Secondo, andare nei fondali marini a trovare del litio per iniziare a fare il ciclope, il sottomarino. Se riesco a fare anche quello, andare all'isola. Non so se riuscirò a fare tutto quanto assieme, ma vi prometto che riuscirò a fare qualcosa. Ma prima di tutto ciò, io voglio costruirmi il cannone a propulsione. Sì, lo so, l'ho denigrato nello scorso episodio, perché non era quello che volevo. Però ho saputo che è utile per attirare e respingere chi ci attacca. Quindi, visto che c'è il signor Leviatano, quel serpentone gigante vicino all'Aurora, forse è meglio se me lo faccio. Ok, è il nostro cannone a propulsione. È bello che fatto. Le batterie sono ricaricate, perfetto, 100%. Che bello, è soddisfacente come vedere il cellulare alla massima carica. Raccattiamole, perché il Siglad mi tornerà sicuramente utile. E anche il cannone a propulsione ovviamente funziona ad energia, e se non sbaglio ne consuma anche parecchio. Allora, una cosa interessante che possiamo fare con questa arma è questa. Vedete il pesce? Lo prendiamo e lo si spara. E lo si spara lontano. Allora, entriamo nel simod. Ve l'ho detto la prima volta, io ci sono già stato. Grazie signorina, perché vedete l'energia al 35%, ma vi assicuro è una figata andarci in giro. Adesso è giorno e non è così magico, ma vedrete dopo quando andremo nei fondali marini che ci sarà, sarà sicuramente buio perché scenderemo a 200 metri, come sarà bello. Ok, siamo vicini all'Aurora, si dovrebbe entrare dal culo in teoria, però bisogna stare attenti perché qua è terreno di caccia del Leviatano. Il Leviatano è quel serpente gigante. Se mi becca è un problema, perché mi fa male. Gli squaletti non sono un problema, ma il Leviatano sì. Allora, si dovrebbe entrare dal di là. Per ora non lo vedo ancora, Per ora non lo vedo ancora. È un po' sabbioso il fondale. Sto avendo un po' di problemi a vedere. Però per ora io non lo vedo. Meglio così, entriamo immediatamente dentro, sperando che non mi spunti dal dietro, perché sennò mi prendo un infarto. Ah, perché trema tutto? Scusi, perché trema tutto? Ok. Che cazzo? Cosa so? Ah! Che sono sti granchietti? Che cazzo sono sti granchietti? Ah! Mi fanno male. Ma... Aspetta, vabbè, ho un cannone? Ho un cannone, usiamolo, no? Ho un cannone, usiamolo. Me lo sono fatto apposta. Ho un cannone, usiamolo. Vaffanculo, moriteci. Ora vi faccio schiantare contro... Oh! Ah! Ma io lo uccido? Ok, lo uccido. Ok, ho trovato un utilizzo per sto cannone. Sì, scusi, Aurora, io sono arrivato adesso. Non è che mi deve esplodere quando sono qua dentro, no, dove si entra? Cos'è? Oh, una cosa da scannerizzare? Proiettore. Oh, grazie, carino. Ma scusatemi, ma io sono venuto dalla parte giusta. Ma qui non vedo un'entrata. Non c'è un'entrata, è tutto bloccato. Come cazzo si fa? Ah, oh, ah, no. Che cazzo? Ma, permesso? Allora, tu vai via. Tu vai via. Ah, pensa a te.
Senza il cannone a propulsione non avrei potuto passare. Meno male che l'ho fatto. E chi lo sapeva? Che culo. Qua trema tutto. Non avrei potuto passare senza il propulsore. Senza il coso, il cannone. Oh mio Dio, che culo che l'ho trovato. Batteria, ok, che mi sembra che è utile. Estintore, perché sì, con le fiamme io di certo non voglio passarci sopra, eh. Allora, estinguiamo il fuoco. Via. Pensa a te, devo fare anche il pompiere. Ah! Mi sono bruciato. Devo fare anche il pompiere. Ma porca puttana! E niente, cioè, deve esserci fuoco tipo... Cioè, fuoco che non vedo e mi fa male appena passo. Oh. Ok, si può? Devo già usare il medikit. Allora. Ci sono schifezze qua sotto? Oh, vedo cose brutte. Qua è tutto pieno di elettricità. Non è che mi uccide? Un PDA? Lo leggeremo poi. Non so cos'è. Questo penso sia il reattore nucleare. Credo. Qua cosa devo fare? Cos'è sto tastierino? No, dai, ho bisogno di... Porta sigillata, fai un taglio. No, non posso entrare. Ok ragazzi, niente. Ho bisogno della taglierina laser per entrare qua. Quindi il mio progetto esplora la nave è naufragato ancora prima di iniziare. Per la taglierina laser ho bisogno del diamante, che non so dove si prenda. Immagino a profondità molto elevate, perché essendo un minerale raro, lo sto ragionando alla Minecraft, essendo un minerale raro, immagino che si trovi così. Quindi cambiamo i nostri piani, andiamo nei fondali a trovare sia il lichio e spero anche il diamante. Allora, questa è la massima capacità di profondità, purtroppo. Non posso scendere oltre perché sennò mi si schiaccia tutto. Qua siamo in un nuovo bioma, se vedete. È una specie di foresta di... non so, di funghi. Molto, molto, molto bella. Molto, molto bella. Mi ci farei casa volentieri. E lì c'è del litio. Quel cristallino rosato è il litio. Ora, devo parcheggiare il coso qua e andare a nuoto sperando che non mi pizzicano il culo. Sperando che non mi pizzicano il culo, ok? Mi raccolgo come boss. È tipo quarzo, però rosa e molto più piccolino. Io non so dove posso. Non so dove possa crescere il diamante. Cioè, non ne ho la minima idea. Vedo che il litio cresce sulle pareti di questa cosa. Ma io il diamante non so. Prima di tutto non so com'è fatto. Non so com'è fatto e non so dove cresce. Immagino nelle grotte. Forse devo cambiare bioma e andare ancora più avanti. Può essere, può essere. Comunque è bellissimo. Sembra davvero una foresta sottomarina. A me i fondali marini spiacciono e spaventano allo stesso tempo. Oddio, cos'è sto robo? No, c'è l'elettricità che gli esce fuori da... Che cazzo è un'anguilla elettrica? Io non ho idea se mi faccia male sul sottomarino, ma... Ma penso proprio di sì. E ho cambiato di nuovo bioma. Ci sono... Che cazzo sono quei robi? Ma sono alberelli. Alberelli sottomarini. Ora che è notte è davvero bello. Vorrei tanto vedere cosa sono questi alberelli, ma ho paura a scendere. Ho paura a scendere, non si vede una mazza. Chi è? Cos'è sto suo? Cos'è? Ah, no, ok, no. Questo non dovrebbe, in teoria, non dovrebbe farmi male. Guarda quanti pesci che mi stanno addosso. Per fortuna che non possono farmi niente. Questi erano i pesci che mi mordevano il culo fuori dalla mia base l'altra volta. Io voglio analizzare questo albero gigante. Voglio almeno vedere che cos'è, anche quelli piccolini. Allora, il mostro è lì. Mostro, puoi andare via dalle palle? Un po' più lontano, quello elettrico non so dov'è. Guarda, faccio proprio una scappata, Crush enorme. Ah no, Kosh, non Crush. Ok, non so cos'è, ma io l'ho sbloccato. E questi piccoli? Pigmi Kosh. Non è che mi danno qualche materiale interessante se lo zappo. Campione di... Ok, non so cosa serva, ma io l'ho preso. Sì. Eccolo lì, il maledetto. No. Aia. Sì, mi è dentro il culo. Lo semino qua sotto l'arco. Ah, porco! No, mollami! Come si fa? Ma dai, mi ha arpionato! Mi
mi ha mangiato e lasciato col 15%. Ok, non la sapevo che ti poteva arpionare. Questa non la sapevo. Devo riparare sto affare. E devo anche cambiarmi la cellula d'energia, perché vedo sono al 7%. Oddio, ho cambiato di nuovo bioma. Cos'è? Cos'è? Madonna, mi fate prendere male. Allora, sti cosi non è un problema. Ma il Leviatano, madonna. Il Leviatano se mi prende mi mangia vivo. Che fighe ste isolette. Cos'è sta roba? Sembrano tanto quelle palle che... quelle palle piccoline che tengono sospese per aria le cose. Queste qua sono le loro versioni più grandi. Sembra che l'isoletta ci abbia un tumore. Le tracce di erosione sulla massa di terreno in sospensione suggerisce che una volta galleggiava in superficie. Ah, quindi è... Atlantide. Atlantide. La terra sprofondata, proprio Atlantide. Questo... questo cos'è? È diamante, dimmi che è diamante. Sì, diamante! No, raccogli! Raccogli! Diamante! Grazie! Ricorda che potrei raccogliere sono di proprietà della società Alterra. Utilizzi queste risorse per sopravvivere è sanzionato, ma sarà tenuto a rimborsare l'intero prezzo di mercato. La vostra fattura corrente è pari a 600... Oh! Oh! Sto cercando di leggere! La vostra fattura corrente è pari a 658.000 crediti. Mica sono spiritosi, sì, gli sviluppatori. Allora, abbiamo trovato il diamante. Io direi che posso anche... quindi è qua sopra queste isolette. Ok, l'aurora è lì, beh non sono neanche troppo distante. Pensavo di essere allontanato molto di più. Ok, io direi che ho ritornato a casa. Allora, abbiamo trovato un diamante solo. Ma sti cazzi, è quello che mi serve per il taglierino. Ora facciamo il taglierino e ci infiliamo subito nell'aurora. Allora, prima di tutto mangiamo perché sto crepando di fame. Adesso, come si fa il taglierino? Taglierino laser, taglierino... no, fucile di stasi. Congela oggetti fisici. Carino, però non ho tempo per adesso. Allora, taglierino laser, mi serve solo titanio. E voilà, perfetto. Allora, io direi di metterlo al posto del coltello, che ormai non mi serve più un cazzo. Sembra un saldatore. Sembra letteralmente un saldatore. Come funziona? Vabbè, funziona sul momento. Allora, andiamo, torniamo immediatamente all'Auroria e apriamoci apriamoci l'ingresso. Allora, signora porta, a noi due. Ah, ok, figo.